un libro di testo, un buon libro di testo deve proporre innanzitutto un valido e innovativo metodo didattico. Un libro di testo è qualcosa che ha in sé un filo di lettura, non è semplicemente un'antologia. Un'antologia non è un libro di testo. Un libro di testo ha un filo di lettura e secondo me questo è un elemento che è irrinunciabile. Che cos'è un filo di lettura? È una scelta, è la scelta di legare i contenuti tra di loro in un percorso di sviluppo, in un percorso coerente e integrato. E quindi all'interno di una strategia didattica. Un libro di testo propone una strategia, poi l'insegnante ha a disposizione 10 libri di testo diversi della sua strategia, sceglierà quello che vuole, però un libro di testo che non propone anche una strategia, allora davvero la rete è sufficiente, perché la rete non ha strategie. Io vado in rete, saccheggio tutto quello che provo e poi lo presento e mi identifico con la mia strategia. Attenzione, faccio un'ultima osservazione. Che cosa vuol dire lavorare senza libri di testo? Immaginiamo di non scegliere un libro di testo. Attenzione. In quel caso l'insegnante diventa l'unico referente di quel sapere. Diventa un autocrate. Perché gli studenti devono fidarsi di cui non possono, dipendono solo da lui. Quello che sanno viene solo ed esclusivamente dall'insegnante.